Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e il titolo universale ha una storia molto travagliata. Pensate solamente alla sua rivelazione quando il pubblico rigettò il design della cintura definendola un titolo WWE in quel periodo del mese. Poi dalla nascita ad oggi i campioni hanno lasciato parecchio a desiderare, da regni brutti a delusioni cocenti, nel migliore dei casi nessuno è mai andato oltre al fare un regno accettabile. Questo ve l'ho detto come premessa per non farvi infuriare troppo con le posizioni, non c'è poi molto divario di stacco, perché questa cintura sembra essere maledetta. Nessuno dei campioni è mai riuscito a fare un regno perfetto o memorabile, un regno con la R maiuscola. E ora che mi sono giustificato, oggi daremo un'occhiata a tutti coloro che hanno indossato la cintura universale. Daremo un'occhiata a tutti i campioni, dal peggiore al migliore. Numero 8. Finn Balor. Mi dispiace, mi piange il cuore inserirlo all'ultimo posto, ma era la scelta più ovvia. Seppur Balor sia stato il primo campione universale della storia, avendo battuto Seth Rollins a SummerSlam, il suo regno durò solo 24 ore per colpa di un brutto infortunio alla spalla subendo la buckle bomb alle balaustre, e per questo fu costretto a rinunciare alla cintura la sera dopo a Raw. But rest assured that when I am healthy and when I am fit and when I am ready, I will be back and this title is the first thing that I'm coming for. Poi per carità, non è stata colpa di Finn, non è stata colpa di nessuno a dirla tutta, è stato solo molto sfortunato. Fu un vero peccato, il primo mese di Balor a Raw fu ottimo e quella cintura rossa avrebbe dovuto rappresentare la sua ascesa, ma l'infortunio andò a distruggere completamente il suo momentum senza mai riprendersi veramente nel main roster. Non è un caso che abbia ricevuto il suo rematch per il titolo dopo ben 2 anni, infatti penso che farlo tornare ad NXT sia stata la scelta più giusta. Sì, Finn Balor è stato il primo campione universale, ma a conti fatti è come se non lo fosse mai stato. Con un solo giorno di regno e nessuna difesa titolata, deve stare per forza all'ultimo posto di questa classifica. Numero 7. Goldberg. Di recente ho detto che la WWE ci ha messo 13 anni ad imparare come proporre The Man al meglio. La sua run del 2003 si dimostrò un totale fallimento, tanto da far perdere la voglia di lottare a Goldberg stesso. Ma col suo ritorno nel 2016 vennero fatti evidenti passi avanti. Match brevi, di grande intensità, per poter nascondere i suoi evidenti limiti nel ring, esattamente come si faceva in WCW. Ma il pubblico ha sempre accolto i suoi regni come campione universale con lo stesso entusiasmo di un calcio nelle balle. La vittoria in 23 secondi su Kevin Owens a Fastlane 2017 è vista ancora da moltissimi come l'ennesima morte del business, anche se a me non ha mai dato troppo fastidio, almeno non quanto la vergogna attuata a Super Showdown di quest'anno. Quella contro Goldberg è stata la prima sconfitta del Fiend ed è andata a rovinare completamente la storyline della debolezza del maligno che avevano iniziato a raccontare da oltre un mese. Ad oggi non sappiamo effettivamente quale cribbio fosse il suo punto debole. È stato tutto accantonato per proporre un incontro tra Goldberg e Roman Reigns che alla fine non si è nemmeno fatto per colpa della pandemia. Persino il coronavirus preferiva il Fiend come campione. Parlando un attimo di statistiche, Goldberg è stato campione universale per 2 volte e ha detenuto la cintura per un totale di 64 giorni. Entrambi i regni si sono interrotti a WrestleMania, alla prima difesa. Prima d'ora non ci avevo mai fatto caso, ma questo rende Goldberg il Sasha Banks del titolo universale. Non riesce mai a difendere con successo la cintura. Numero 6. Braun Strowman. Il mostro che cammina tra gli uomini è stato usato come tappabuchi dal vuoto lasciato da Roman Reigns a WrestleMania 36. La sua vittoria non era tra i piani originali, ma è comunque riuscito a diventare per la prima volta in carriera campione universale. Right here is proof that you can achieve anything if you put your mind to it. Non male per uno che a WrestleMania era abituato a distruggere conduttori televisivi e a far squadra con un bambino.
Sono anch'io del parere che l'annata più adatta per farlo diventare campione fosse il 2017, periodo in cui era davvero over, ma trovo che come campione universale non abbia fatto poi così male. Tanto per cominciare è stato di nuovo proposto come mostro distruttore e non come il meme che cammina tra gli uomini. I had to go home and end him before he ends me! Il vero problema del regno di Strowman è che, essendo diventato campione di rimpiazzo, aveva già i giorni contati. Sin dal primo giorno chiunque sapeva che serviva unicamente per far tornare la cintura tra le fauci del Fiend. Infatti Bray Wyatt è stato il suo avversario principale per quasi tutta la totalità del regno. Faida con il suo ex maestro all'interno della Family iniziata anche bene, trattando i giusti temi e con le migliori citazioni possibili, ma più si andava avanti e più il tutto diventava delirante. La sua trasformazione in mostro per SummerSlam non ha portato ad un nulla di fatto e lo Swamp Fight di Extreme Rules tiene fede al nome del pay-per-view. Un vero orrore, senza dubbio il peggior match cinematografico dell'intero anno. Numero 5. Seth Rollins. Dopo un incredibile 2018 in qualità di campione intercontinentale, si pensava che l'architetto potesse fare faville anche come campione universale. Sì, circa... in pratica no. Le differenze tra i due regni sono lampanti. Come campione intercontinentale, Rollins ha potuto mettersi in mostra proponendo ottimi incontri su base settimanale contro The Miz, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Kevin Owens. Come campione universale, invece, lo ha messo in faida per più di due mesi con Baron Corbin. Nessuno avrebbe fatto una bella figura al suo posto. La mancanza di avversari validi uccise il primo regno dell'uomo di The Man. Vero che ha affrontato anche AJ Styles a Money in the Bank in un buonissimo incontro, ma vi ricordate almeno un momento fondamentale della loro faida? A conti fatti, quel match è servito solo a prepararci all'infinita faida con Corbin. Anche se il più grande problema del regno di Rollins è stato non farlo vincere subito in modo decisivo contro Brock Lesnar a WrestleMania 35. Beast Slayer? No. Lui non ha abbattuto la bestia, ha abbattuto i suoi testicoli, è ben diverso. Ridare la cintura a Lesnar poi per un solo mese tramite l'incasso del Money in the Bank danneggiò tantissimo l'architetto. Ed è proprio vedendolo vincere in modo serio a SummerSlam che continuo a chiedermi perché non lo abbiano fatto vincere così direttamente a WrestleMania e fargli fare un regno più lungo, più solido, con più sfidanti interessanti, con meno Baron Corbin. Poi ad ottobre arrivò l'Hell in a Cell match col Fiend, un finale capace di distruggere qualunque campione. Numero 4. Kevin Owens. È tempo di una bella unpopular opinion. Non ho mai capito le tantissime critiche verso questo regno del Prize Fighter. Per quello che è stato, a me è sempre piaciuto. Esattamente come Strowman, anche Owens vinse il titolo come tappabuchi, aggiudicandosi con l'aiuto di Triple H un Fatal 4-Way ad eliminazione deciso in seguito all'infortunio del primo campione, Finn Balor. Monday Night Raw is officially known as the Kevin Owens Show! Ma in molti hanno sempre criticato la ridicolaggine della coppia con Chris Jericho, dicendo che un act del genere non possa valere il ruolo di campione massimo dello show. Io rispondo che almeno in questo modo Owens e Jericho riuscivano ad essere un appuntamento imperdibile durante Raw. A distanza di anni ci si ricorda ancora della lista, del festival dell'amicizia e dell'ossessione morbosa che Y2J provasse per il suo migliore amico. Se vi ricordate del mio video sul regno come campione indiscusso di Chris Jericho, saprete quanto io tenga alla caratterizzazione dei personaggi e che non ho alcun problema a porla anche più in alto della qualità in ring, per esempio. That team Chris and Kevin are the best tag team in the WWE. There's no question about it. Team Kevin and Chris are amazing. Ecco, questo regno di Kevin Owens non sarà stato il regno della vita, anche perché, come ho detto nell'introduzione, non abbiamo mai avuto un campione universale con un regno davvero bello. Ma almeno questo ha dei momenti che si ricordano con piacere.
Poi chiunque adesso adori quello che sta facendo Chris Jericho in AEW, ma nel 2016 lo trovava troppo ridicolo, è uno stupido idiota e merita di finire sulla lista. You just made the list! Numero 3. The Fiend. Dopo 3 anni di regni... quello di Wyatt mi sembrava essere un regno meritevole, davvero bello, che potesse essere definito il migliore. E lo pensavo sul serio all'inizio. Poi è finito come sappiamo. Vero, il personaggio e le svolte horror possono far storcere il naso a chi non piace o mal sopporta il genere, ma quando il maligno arrivò al titolo, era la stella più calda dell'intera compagnia. Il personaggio interessava, il pubblico era totalmente dalla sua parte, ma soprattutto il regno sembrava essere progettato con uno scopo ben preciso. Essendo un mostro uscito fuori da un film dell'orrore, era imbattibile, per i primi mesi addirittura invulnerabile. Quindi chiunque sarebbe riuscito a batterlo, scovando la sua debolezza nascosta, avrebbe compiuto una vera e propria impresa. Peccato che invece successe questo. Cover by Goldberg! Shoulders down! He did it! Goldberg's the Universal Champion! I can't believe it! Here's your winner and the new! Come già dissi all'epoca, se lo scopo era far diventare campione Roman Reigns a WrestleMania, quale sarebbe stato il modo migliore? Battendo Goldberg o battendo il mostro che nemmeno Goldberg era riuscito a battere? La risposta mi pare ovvia, anche perché così sia il personaggio del Fiend che il suo regno avrebbero concluso al meglio il loro arco narrativo. Ora invece, tutte le volte che ripenso al finale di Super Showdown 2020, mi viene da piangere. Non ci credo. Numero 2. Brock Lesnar. Senza ombra di dubbio, il wrestler più riconducibile al titolo universale, grazie al suo incredibile record di ben 503 giorni come campione. Un anno e mezzo. E combinando i suoi 3 regni, arriviamo ad un totale di 686 giorni. Numeri che fanno girare la testa. Anche se i suoi regni sono sempre stati molto frustranti da vivere. I bei match non sono mancati, per esempio il 4-way di SummerSlam 2017 è pazzesco, quello con Goldberg a WrestleMania 33 è una botta di adrenalina incredibile e quello con Seth Rollins a SummerSlam 2019 è un Davide contro Golia all'ennesima potenza. Ma il giudizio del pubblico è sempre lo stesso, basta Lesnar campione. L'idea di un part-timer con la cintura è difficile da digerire per tantissimi e la lunghezza del suo primo regno è a dir poco controversa. Così come fu controverso rimandare la sua sconfitta di WrestleMania 34 di altri 4 mesi dopo un anno di regno. Insomma, la bestia creerà sempre polemiche e divisioni con in spalla la cintura, ma è proprio questo che gli ha permesso di essere una figura così polarizzante come campione universale. I suoi regni non sono stati sempre efficaci, ma ormai è diventato sinonimo della cintura rossa, nel bene e nel male. E numero 1, Roman Reigns. Se dovessi basarmi unicamente sul suo primo regno, quello del 2018, il Big Dog sarebbe a metà classifica, direi tra Strowman e Rollins. C'è da dire che per quanto breve non fu neanche male come regno. Il momento in cui Reigns interrompe la dominanza di Brock Lesnar a SummerSlam fu di grande soddisfazione ed era bello poter riavere finalmente presente ogni settimana a Raw il campione universale. Peccato che Roman dovette rinunciare alla cintura per colpa della leucemia in un momento davvero struggente. And because the leukemia is back, I cannot fulfill my role. I can't be that fighting champion. E quindi so cosa vi starete chiedendo. Vi state chiedendo perché mai lo abbia inserito al primo posto della classifica. Beh, perché voglio azzardare. Al momento Roman Reigns sta vivendo il suo secondo regno come campione universale e quello che sto per dire è un rischio, lo so, ma sento che questo possa essere non solo un grande regno, ma anche il miglior regno di questa cintura.
Dopo il suo trionfale ritorno a SummerSlam per attaccare il Finn e Strowman, l'Ariete ha messo in chiaro il suo passaggio tra le fila dei cattivi, associandosi a Paul Heyman. Per anni si è chiesto un turn heel di Reigns e dopo tanta attesa eccolo qui. E che dire, sta facendo maledettamente bene in questo ruolo. È intimidatorio ed è incredibile quanto risulti sicuro di sé. E show up and win. In una sola parola? È fighissimo! La sua situazione con l'avversario per Clash of Champions, Jey Uso, non è ancora esplosa del tutto, ma perché penso accadrà proprio al pay-per-view, con Roman che distruggerà il cugino, rinnegherà la sua famiglia preferendo la fama e il titolo universale, titolo che lui non ha mai perso. D'ora in poi sembra che non ci siano più limiti per questo Roman Reigns. Mi aspetto un regno di grande durata dove affronterà e sconfiggerà chiunque a SmackDown. Mi aspetto di vederlo campione universale almeno fino a WrestleMania e se possibile, se non dovessero esserci impegni cinematografici e dovesse esserci il pubblico, lo Showcase of the Immortals sarebbe il palcoscenico perfetto per uno scontro con The Rock. Il caso vuole che proprio pochi giorni fa il People's Champion sia stato intervistato a riguardo e si sia detto interessato a questa eventualità. Gli piacerebbe tantissimo affrontare Roman Reigns a WrestleMania. Poi, fortunato come sono, domenica Jey Uso vincerà il titolo rovinando per sempre il regno di Reigns e questa mia classifica. Nah, ne dubito, resto convinto che Roman distruggerà il cugino, ma lo sapremo domenica. A tal proposito vi ricordo l'appuntamento con la consueta live reaction. Saremo in diretta su questo canale domenica notte a partire da mezzanotte per seguire tutto Clash of Champions, l'evento della corsa all'oro. Quindi se vorrete seguire il pay per view in compagnia mia e di tutti i miei altri compagni di mille disavventure notturne, sapete cosa fare. Voi invece come fareste questa classifica sui campioni universali? Quali sono, secondo voi, i peggiori e i migliori campioni? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.